Speriamo una buona gara, speriamo fare un dispetto al grande Lidl. Ma non è andata così. Il maestro era in stato di allerta ed ha giocato alla grande per battere invece l'allievo. Spenta l'azione di slancio, il Milan, con il solito calcio ragionato, si è avvalso di un Evani super ed il Pisa è stato letteralmente in difficoltà per i primi 45 minuti, prima e dopo il gol procurato da un Wirdis, eccolo, in vena di slalom per il solito Attila. Attenuanti pisane, l'uscita di Ipsalo, la staticità di un Giovannelli troppo avanzato, bella comunque la partita nel suo complesso. Gran gioco tattico del Milan, veementi risposte agonistiche del Pisa, e per poco non subisce il raddoppio proprio al 45esimo. Bravo ed esperto Mannini, c'è il vizio difensivo in area. Rossi, che dici? Ma devo dire che Mannini è uscito molto bene su quella palla lì, altrimenti sicuramente l'avrei calciata dentro. L'è picchiata addosso sul corpo suo e poi la palla è carambolata sopra e forse mi ha impedito un attimino di proseguire la corsa per andare a cercarla di nuovo la palla. Secondo tempo, ne gode lo spettacolo, partita vigorosa anche per l'innesto di Baldieri che crea rompicapi alla difesa del Milan. E allo stesso Pairetto, non in buona giornata del resto, non per le decisioni dei cosiddetti rigori richiesti e non concessi, ma nel complesso, messo in difficoltà anche, ad esempio, dagli arbitri guardaline nella valutazione dei fuorigioco. Nervosismo a parte, che procurerà il silenzio stampa da parte del Pisa per protesta, la squadra toscana cerca il pari, non lo trova per imprecisione, sfortuna e per un terraneo in vena di prudenza, come del resto Mannini. Alla fine, beh, sentiamo il solito Barone. Abbiamo incontrato un Pisa un po' contratto primo tempo, potevamo fare qualcosa di più. Secondo tempo invece è venuto fuori molto bene e con l'entro di Baldieri ha trasformato la squadra e abbiamo anche rischiato qualche volta. Insomma, questa volta l'allievo non è riuscito a battere il maestro. Ma questo sono sempre i ragazzi in campo che decidono le partite.